sempre dal sorteggio scenderanno in acqua per il titolo. Ricordiamo, come abbiamo detto, insomma, la migliore in senso assoluto, le Fiamme Oro Roma, l'ossatura della nostra nazionale guidata da Manilla Flamini, che è un titolo comunque già se l'è andato praticamente a prendere ieri nella giornata che ha segnato i primi titoli, quelli di duo, ma lì c'era Linda Peruti e Costanza Ferro. Manilla Flamini si è preso il titolo degli obbligatori in acqua. Adesso Sport Manager Lombardia sulle note di Raining Man. Bello questo salto di Viola Molina, un salto abitato all'indietro, bella l'altezza, bella anche il controllo. Seconda formazione dello sport, del gruppo dello Sport Management. Ed eccolo il primo elemento con coefficiente, il Barracuda. Vedremo come la totalità delle squadre, o quasi totalità delle squadre, esegue questa figura nella posizione in cui l'abbiamo vista noi, cioè frontale. La giuria le vede quindi o nella parte frontale o nella parte dietro delle gambe delle ragazze. In questa maniera si vede molto di più forse l'altezza, ma si nota di meno se la verticale è corretta o meno. Quindi diciamo che c'è anche una tecnica di scelta degli elementi obbligati, come presentarle alla giuria, perché il regolamento stabilisce l'ordine e come devono essere eseguiti, ma non stabilisce le direzioni. Vedremo, alcune squadre operano delle scelte diverse su questo specifico elemento, puntando sul fatto che le capacità tecniche delle ragazze magari siano più stabili, più solide, e per esaltare appunto una differenza rispetto alle composizioni delle varie squadre. In testa all round, l'abbiamo detto, e adesso la conclusione dell'esercizio dello Sport Management a Lombardia, con le 8 atlete, quindi senza penalità da questo punto di vista, in acqua a concludere l'esercizio per trovare insomma una posizione di rilievo in questi campionati, questo campionato nazionale invernale, il primo appuntamento dell'anno. Terzo elemento appena concluso, poteva essere un pochino più accentuato il controllo della chiusura del passo di uscita, un po' più stabile, un po' più preciso proprio la conclusione. Sequenza di gambe di balletto, quindi anche per loro è terminata la fase degli elementi obbligati, il salto è stato fatto, la sequenza è stata fatta, ultimi secondi a disposizione proprio per presentare l'ultima parte di gambe, libera nella scelta, libera nella modalità di sequenza degli elementi, della presentazione dei vari movimenti. Come abbiamo detto più volte, no? Si scelgono movimenti veloci, movimenti che permettono di esprimere altezza e velocità alla fine della routine. Termina l'esercizio, andiamo a ricordare le ragazze dello Sport Management a Lombardia: Giulia Zardoni, classe 94, giovanissima come Alessandra Bellini del 96, Alice Bortolus del 1999, Viola Molina del 2000, tante giovani. Poi parleremo anche di tutti i campionati giovanili e in questa stagione, soprattutto delle prime Olimpiadi europee giovanili che si terranno a giugno, un grandissimo appuntamento perché è la prima volta veramente nella storia. Sì, una gara completamente nuova e sembra anche avere delle grandi prospettive, quindi assolutamente interessante. Abbiamo rivisto velocemente la sequenza, questo è il terzo elemento, il passo di uscita, dove sottolineavo che magari un maggiore controllo sulla parte conclusiva era auspicabile per guadagnare quei centesimi in più. È chiaro che essere perfetti non è possibile, ma il sincronizzato purtroppo ha questo, che richiederebbe la perfezione, vuol dire sempre provare, non c'è mai. 74-081, terzo posto, ricordo anche Aurora Ettere, Sara Procopio e Martina Lanzavecchia e Beatrice Cazzaniga. Noi adesso su questo punteggio con il test all round ce ne andiamo in pubblicità, tra pochissimo noi insieme. Campionati italiani a Torino di nuoto sincronizzato, tra poco.